Liberi.tv, Riccardo Cristiano, non a marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze a Roma. Siamo in compagnia di Riccardo Maggi, che è segretario di Radicali Italiani. Voi ovviamente sostenete da anni la marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Perché è importante essere qui oggi in questo contesto storico e politico soprattutto? Perché in generale nel mondo la condizione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, è una condizione che purtroppo sta peggiorando per le centinaia di migliaia e milioni di cittadini, di individui che in diverse parti del mondo vedono violati i diritti umani fondamentali. Quindi noi stiamo vivendo in realtà, in maniera anche molto accentuata e molto accelerata, una fase di grave crisi, ad esempio di tutto quello che la comunità internazionale aveva prodotto dopo la grande tragedia della Seconda Guerra Mondiale, con le sue decine di milioni di morti, quindi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e tutto quel con la Corte Penale Internazionale e tutto quel con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e tutto quel complesso, diciamo, giuridico internazionale che doveva garantire i diritti umani. Ma la cosa ancora più grave è che vediamo un vento gelido che attraversa anche le società europee e i paesi europei, dove vediamo che ad esempio principi come la libera circolazione delle persone, principi come, la tutela dei diritti umani e la non discriminazione razziale o la non discriminazione in base alla provenienza, vengono messi in dubbio. Noi invece abbiamo una grossa responsabilità, perché vediamo che al contempo centinaia di migliaia di persone, milioni di persone ogni anno si allontanano, fuggono, sono costretti a lasciare i loro paesi per le violazioni dei diritti subiti o anche semplicemente per motivi economici, il che significa comunque cercare un luogo dove poter garantire a se stessi, alle proprie famiglie, ai propri cari un futuro migliore, una possibilità di speranza e una possibilità di vivere appieno i propri diritti. Noi dovremmo invece farci carico dell'accoglienza e dovremmo comprendere che farlo significa rafforzare le nostre democrazie, significa rafforzare le nostre istituzioni. Io ringrazio di nuovo Riccardo Maggi, segretario di Radicali Italiani. Possiamo trovarvi ovviamente su internet, su radicaliitaliani.it, ma anche su Facebook, immagino, anche su Twitter, per poter vedere le battaglie radicali storiche e attuali dei radicali. Grazie ancora Riccardo Maggi. Grazie a voi, grazie.